cinese. Comunque l'ho montato, ecco, ho montato il condensatore e ho sbagliato, perché prima dovevo montare l'altoparlante, quindi devo rismontare tutto. Perché? Perché porco d***o! Fanto culo! Cane! Fanculo, lo lascio così. Vite altoparlante fecal. Madonna che nervi. Porco che nervi. Porco, porco, porco. No, ma è pazzesco. Come cazzo si fa? Chi me l'ha fatto fare? Radio. La fa un culo. La radio no, perché la radio ora vanno montati tutti i fili maledetti di... E io gli rimonto gli originali, vaffanculo, non la cavo mica sta radio. Non la rifaccio la cavatura. Intanto qua sta finendo la seconda batteria. Che cazzo devo fare? Non lo so. Dove ho messo il saldatore? Intanto stagniamo i fili. E se non si stagnano, un goccio di pasta salda del d***o, maledetto da d***o. E ora, come vedete, si sono stagnati alla perfezione. Ora questo è sicuramente troppo lungo, quindi lo fide il castriamo. Questo lo colleghiamo qua, con le mani che si incrociano. Ok, questo è collegato. Quindi, ora qua c'è un troiame di connessioni che proprio non posso accettare il pus che vedo qui. Guardate che merda che hanno fatto. Ma bisogna essere dei coglioni senza anima per fare una cosa del genere. Questo lo attacchiamo così. Cazzo di cane. Cazzo di cane. Affanculo! Pasta salda del morto. Questo lo stagniamo bene e lo attacchiamo per bene su cazzi di filo. I nervi a palla, i nervi a palla, i nervi a palla. Ora che questo è connesso, abbiamo questa alimentazione di morto. Deve entrare dentro, ma deve entrarci anche l'anima dei mortacci di. Ok, questa lancetta la tolgo perché adesso mi tocca mettere l'orologio. Per mettere l'orologio mo so cazzi, perché questo orologio deve entrare così. Ok, l'orologio entra così, ma ho dei supporti che sono c***ati. Si sono c***ati i supporti. E quindi come faccio a tenerlo fermo? Questo orologio di merda con i supporti che si sono c***ati, li devo rimpare. Quindi devo andarmi a prendere questi pezzi di c***o qua. Se li trovo a questo punto, perché non li trovo più, ecco, sono due e li devo incollare con l'attack, ma tanto si romperanno ancora, lo so, non so neanche come vanno messi così. Questo l'ho attaccato, vediamo se riesco ad attaccare questo. Questo anche l'ho attaccato. Misacolo! Misacolo un cazzo, mi è rimasto in mano, cane! E questo non durerà.
questo non durerà. Quindi come fare? Si fa con la bicomponente. Ci metto la bicomponente, così indurisce e forma uno stronzo sodo che dovrebbe mantenere tutto nella corretta posizione. Ora lo faccio anche qui. Insomma, qui sono quasi certo che non si muove più un cazzo. Qua magari un po' meno. Bene. E quindi se ne parla domani. Domani un cazzo. Perché qui a un certo punto è una questione d'onore. Diventa una questione di vero onore. E quindi si pensa di fare le cose per bene. E quindi usare anche il tubetto termorestringente. Insomma, fare i cablaggi bene, in modo da trovarci poi un lavoretto, diciamo, più migliore. Vediamo se riesco a saldare questo qui senza bestemmiare troppo le divinità che ben conoscete e che ci rompono il cazzo sempre. Ok, fatto. Ora, se riuscissi a fargli scorrere sopra questo prima che si solidifichi, ovviamente ho appena fatto un troiaio. Perfetto. Ora con l'accendone e abbiamo termoristretto anche questa parte. Ok, così questo adesso arriverà giusto dove deve arrivare, e cioè al trasformatore. Quindi metterò anche lì il termoristringente e lo metterò blu, come il colore del mio cazzo dopo questa riparazione. Blu. E qualcuno ogni tanto mi scrive: ma asbesto, potresti risparmiarti tutte queste volgarità. Signori miei, viviamo in un paese libero e siete liberi di scegliervi il canale che più vi piace, e qui trovate un canale in cui io dico chiaramente che a volte il mio cazzo è blu, e quindi fatevene una ragione. Ora, questo filo fa cagare, e quindi sostituirò anche questo. Questa è l'alimentazione 220 per il trasformatore, che va qui, che va a questo Troiaium Voitiliensis. Cercherò di smembrare. Non si riesce. Devo tirare con odio. Perfetto. Ora prendiamo un altro pezzo di filo da questo residuo di alimentatore. Sceglierò l'arancio. Spellare punto che va al trasformatore e spellare il punto che va in culo. Questo lo metto così, questo lo unisco qua per comodità, come il varano di comodo, è molto comodo. E salda, cane, salda. Tagliamo e saldiamo a sua volta qui. Mettiamo il tubetto, ma sì, mettiamo il cazzo di tubetto termorestringente del cazzo. Mettiamolo, sì. Mettiamocelo in culo. Dov'è la forbice? C'avevo già un pezzo di tubetto, ma è un po' troppo corto. Ma sì, mettiamo lo stesso. Ora questo. Vaffanculo! Questo l'ho messo. Ho rovesciato tutti, e ripeto, tutti i termorestringenti. Li ho rovesciati tutti. Maledetto il cane onnipotente del porco. Maledetto bastardo. Merda bastarda. Cane porco. Lurido bastardo. Perfetto. Qua mi devo attaccare questo. Troia. Già non ne posso più io di questo cazzo di orologio. Questo orologio del mio cazzo. Ok. Ale. Termo ristretto, termo mandato a fare termo in culo. E adesso che cosa mi resta? Mi resta di montare la scheda con questi fili del cazzo, che però dovrò per forza usare questi perché mi rompe troppi coglioni.
Però qua io c'ho questo e c'ho quelli delle casse anche da montare. Quindi va bene, riepilogando, mi servono due fili casse. Questa è un'alimentazione. Questa è l'alimentazione, la mettiamo qua. Due fili casse. Le fili casse li prendo, ma sì, c'è questo marroncino, lo divido in due, tanto la polarità per me se ne può anche andare a fare in culo, ma tanto c'è scritto, meno e più, ma io lo faccio con questi due. Io vado a esaurimento batteria adesso, dopodiché scoprirete cosa è successo dopo. Lo stagno va sempre lontano, non so perché, lo stagno cammina. Lo sto usando qua e se ne va là. Ok, ora stacco i vecchi fili dall'altoparlante e gli metto quelli nuovi. Uno e due. Mitico. Bravo me stesso! Bravo! Bravo! Spelliamo. Ok, questi sono i fili altoparlante che a questo punto dovrò collegare alla scheda della radio. Quindi vanno stagnati anche loro. Prima di saldare dei fili su qualsiasi cosa, bisogna prima stagnare la qualsiasi cosa, poi stagnare ogni filo e solo dopo si fa la saldatura. Perché sennò la saldatura viene una merda cagata und vomitata. Dove vanno? Vanno qui. Perfetto, uno è qua. Quindi puliamo dallo sterco e dalle feci. Dov'è la pinzetta? Un po' di stagno dove devo andare a saldare il filo. Stessa cosa qui, e qui attaccherò i fili delle casse. Quindi questo è il negativo e ci attaccherò questo. Quello è il positivo e ci attaccherò questo. Li attacco ora. Qui che cosa ci va? Qui ci va il verde esterno. Ho cambiato batteria perché mi sono detto: ma che cazzo me ne frega? Tanto poi faccio un montaggio della Madonna, metto tutte le vaccate che dico. Allora, qua in modo diciamo altamente proficuo, stiamo saldando fili. Stavo dicendo che i fili non si spellano lunghi 300 metri, si spella il giusto necessario, vedete, il giusto necessario per fare la saldatura che dobbiamo fare. Perché così adesso io vado qua, glielo attacco. Ora questa cosa non fatela mai perché io la faccio per comodità. Oh, bastardo! Ecco, ho attaccato la massa alla massa dell'altoparlante che va sulla massa e quindi io sulla massa poi mi ritrovo la massa. Questo cazzo di coso se ne sta a fare in culo. E quindi invece di collegare la massa in 14 punti sullo schedino, io me le collego una volta sola qua tramite il cavo dell'altoparlante, perché tra tutta questa pista è massa. Quindi è inutile che gli do 42 masse, è proprio inutile. Ora, questo invece è il positivo. Positivo, io voglio mettere un filo rosso, un cavo rosso di alimentazione. Ma glielo metterò dopo. Il positivo lo devo attaccare qua. Positivo me lo attacco lì, che è proprio l'uscita, uscita del regolatoge di tensione. E quindi per l'uscita non ho un cavo rosso. Non avendo un cavo rosso, userò il cavetto verde. Cazzo me ne frega. Alimentazione. Spelliamo poco e poco. Poi si attorciglia il rame, così i filini stanno tutti messi per bene. Poi si stagna il filo. Quindi si ricopre uniformemente di stagno nuovo, poi si stagna dove devi andare a collegarlo e il positivo è qui. E vaffanculo, lo metto a 420 gradi, lo metto perché mi sono rotto i coglioni. Salta fuori che qua c'è un ponticello. Ponticello creato da qualcuno. Chissà perché ci sono questi ponticelli fatti. Va bene, io non indagherò oltre e collegherò il positivo dove deve essere collegato. E cioè qui, positivo collegato. Poi il positivo andrà poi lì. Mentre il negativo, devo cambiare filo anche al negativo. Il negativo va lì, già. Quindi questo negativo, e allora sì che lo uso un cavetto nero. Spellare il giusto necessario. Attorcigliare. Stagnare con lo stagno che cammina sempre, se ne va a fare in culo. E a questo punto il nero se ne sta lì. Ora posso davvero fare la seguente, e cioè collegare le casse e cominciare a ficcare tutto dentro. Quindi le casse sono negativo qua e positivo qua. E poi le casse, insomma, è un altoparlantino della minchia.
Quindi ora guardo, la ficco dentro se riesco. Affanculo. E qui abbiamo già delle viti da mettere, quindi cerchiamo le viti che sono sparpagliate su questo cazzo di tavolo. Una, due, vado a prendere le viti. 3, 4, dai, ce le abbiamo. Abbiamo altre viti, non so, sicuramente avanzeranno viti. Sicuramente ne avanzano due, che sono quelle della maledizione, di quel potenziometro guasto. Che spanata. Non mi pare vero che questa radio sta tornando intera. Ora, questo dove cazzo andava? Questo andava qui così? Va bene, prendiamone atto. A questo punto abbiamo da collegare il nostro potenziometro. E qui siamo costretti a usare gli stessi fili di prima. Perché? Perché il cazzo si fracassa. Porco d***o filo! Porco d***o! Porco d***o! Allora, spegnare il potenziometro, i contatti. Poi scollegare questo e collegarlo lì. E come si fa? Non ci arriva. Devo usare la pinzetta. Perché? Perché c***o! Bastardo! Scolleghiamo questo. E per finire l'ultimo. Ho collegato il potenziometro. Ora, cosa rimane? Rimane il gruppo alimentazione, che è un stronzo mal cagato. Allora, il cui negativo va qui, ma sul negativo del... Va bene, io lo lascio così, me ne sbatto. Il negativo va qui, mentre il positivo a questo punto va lì. Che troiaio. Veramente un troiaio. Un trogiaio. In tutto questo adesso devo mettere... Ah, ma qua attenzione. C'è un positivo che mi manca ora. E adesso... Ah, questo va qua. Certo, è già lì. Quindi lo spello e glielo collego al condensatore. Perfetto, perfetto. Tutto coincide. È incredibile, è incredibile. Scoppierà tutto, lo so. Ora vediamo se riesco a saldare questo filo. Assolutamente senza guaina. Perché? Perché il cazzo è rotto. E adesso? Adesso cosa succede se io... Questo è un vero troiaio, però lo lascerò così. Perché mi piace la sua forma di troiaio. Il suo essere un troiaio è veramente bello. È ciò che lo rende bello. Quindi se io adesso lo metto qua... Ecco, il troiaio è lì. E la corrente è qua. Il saldatore lo stacco. Ecco. Adesso devo mettere la sintonia, però. La sintonia che deve andare tutta da un lato. E quindi la metterò così, dritta. E così ho la sintonia. Wow. Però devo mettere le lancette. E ora sono cazzi epocali. Intanto perché non riesco a prenderle. Poi perché me ne manca sicuramente una. Allora, le lancette vanno per dimensioni. Prima si ficca quella gigantesca. Che quella, immagino... E ora come si regola? Diciamo che adesso io faccio scattare. Vediamo dov'è la mia sveglia. È alle 11. Devo centrare sveglia e orario. Regolato abbastanza, con sveglia che scatta alle 12. Ecco, così. E quindi la sveglia la mettiamo alle 8. No? Alle 9, vaffanculo. Adesso... Il caso di provare ad accendere e vedere tutto scoppiare. Allora, l'orologio si è acceso. La radio funziona. Posso spegnerla e posso mettere la sveglia, in questo caso alle 12, e si accende. Perfetto! Il volume è al contrario, quindi devo girare le connessioni del potenziometro, devo scambiare due fili praticamente e bestemmiare. Meno male che questo saldatore scalda con una velocità impressionante, è il saldatore di cui vi ho parlato in un video apposito della Kiwiz. Questo video non è sponsorizzato, ma siccome mi piace molto, allora ve ne parlo ancora. Quindi devo scambiare due fili, pinzetta maledetta. Quindi questo giallo va lì
e il filo non ci arriva e quindi sarà tirato. Vaffanculo, ci arriva così, eh? Vai a cagare. Mentre questo nero, se riuscissi a prenderlo, sarebbe qua, così. Madonna, che saldatura del cazzo. Me ne fotte qualcosa? No. Ecco fatto, vediamo se ho invertito, se ho creato l'inversione. Porco sti cavoli, porco che macello, porco. Ecco, ora vado a zero e alzo il volume. Radio di merda, vedete? Perfetto. E la posso spegnere così. Quindi posso spegnerla, accenderla e mettere il timer. Fantastico. Ora gli mettiamo il vetrino che ho lavato e pulito, eccolo qua, e che andrebbe ficcato a pressione. Così, e a questo punto posso cercare di intanto spegnere. Spegniti! Cercare di fissare nuovamente questo alimentatore e penso che lo fisserò nuovamente come l'ho fissato già in passato, e cioè lo incollo e vaffanculo. E mentre prima c'entrava perfettamente, ora improvvisamente non c'entra più. Per quale motivo? E che cazzo ne so? Porco 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 porco. Metterò così. Non c'è verso, non c'è modo di metterlo diversamente, quindi qua succede questo fastidio. Beh, potrei metterlo così e schiacciare con violenza in modo da farlo stare. Se lo incollo così, lui probabilmente sta con il condensatore penzoloni, l'alimentazione a cazzo in culo. Io adesso gli calo una bella eaculata di colla. Adesso eiaculo la colla. E poi sta radio per me è finita, è chiusa e vaffanculo, eh. E questo lo schiaffo lì così, questo lo metto così, in questo modo, e mi pare che non manchi null'altro se non chiudere questo. Sì, in realtà mancano delle cose, mancano due viti, manca anche schifoso. Adesso mancano le viti per chiudere questa baracca maledetta. Io qua ne ho tre, poi ne ho due piatte. Sono piatte? Sì, sono piatte. Ok, sono piatte, ma io adesso tiro delle bestemmie che non finiscono più, perché non ne posso già più di questa cazzo di radio. Una l'ho messa, ora metto questa, e poi devo cercare la terza che non so dov'è, che sarà qui. Eccola qua, ho praticamente finito. Fantastico, ho finito. Ho finito. Mancano due viti dentro, ma le metterò domani, però ho finito. La radio è finita. Posso accendere. Fantastico. Sensibilità fecale, questa radio ha una sensibilità fecale. Però funziona. Attenzione, ma qua c'è un buco. Come mai? Abbiamo dimenticato qualcosa? Non mi pare. Però funziona. Potrei regolare l'orario. Ecco, 18 e 51, mettiamo 52. Ma sì, la sveglia un po' a cazzo, va bene, abbiamo capito, però me ne sbatto.
Tutto sommato però è bellina. A me sta venendo l'allergia. Probabilmente qua è tutta da tarare però, eh. Se tolgo qua, cosa vorrà dire? Forse la tensione è troppo alta? Comunque, ho spento un po' luci e ho spento il trasmettitore AM e prende anche altre stazioni. Va sicuramente tarata. L'orientamento aiuta perché l'antenna interna è direttiva. Va bene, prima o poi questa radio verrà anche tarata e verranno verificate altre cose, chi lo sa. Per adesso va bene così, vaffanculo. Ah, grazie per aver visto questo video. Io adesso me ne torno su a casa, mi nutrirò e domani dovrò fare ordine qui e disciplina, perché quella radio viene da questa scatola di roba che dovremmo guardare, e quindi guarderemo queste cose nei prossimi video. La prima cosa che ho estratto da qui è stata quella radio. E non l'avessi mai fatto, affanculo. Cazzo, perdere tempo con stronzate così. Va bene, questo è tutto per questa AITC Solid State 10. Questa radio che era un abortone. Ed è tornata in vita, e io adesso qui ho un macello, ho l'ennesima radio del cazzo di cui non so che farmene. L'ennesima radio del cazzo, veramente. Che cazzo me ne farò? Non lo so. Io non ho idea, ho l'allergia. Per cui questa radio, dove cazzo la metto adesso? La metto qua, vaffanculo. Tanto adesso me ne vado a fare in culo, senza passare dal via. Grazie, mi raccomando, sostenete il canale, commentate, lasciate like, subscribe, fate girare il canale, fatevi membri, diventate membri, smembrate i membri, gestite bene il vostro membro, siate membri, rimembrate l'essere membri. Ok, basta.